In attesa della seconda notte magica, per ricondurci alla canzone di Bennato e Nannini del 1990, che è diventata, diciamo, lessico comune nel momento in cui gioca la nazionale, i gol li stiamo comunque vedendo. Ad esempio, oggi pomeriggio Patrick Schick ne ha fatto uno bellissimo, e anche il primo non era male, devo dire la verità, portando la Repubblica Ceca alla vittoria sulla Scozia. Ecco, allora io quando vedo che a uno stop c'è un trattorino di quelli da 3 km all'ora. Io sto arrivando, lui esce, mi taglia la strada, oltre a bloccarmi, diciamo, nella mia andatura normale, mi taglia anche la strada. Io cerco di essere sempre calmo e riflessivo alla guida, però queste cose qua un po' me fa girare i bal, come diceva il signor Zampetti, chi se lo ricorda, il signor Zampetti. Vabbè. In ogni caso, adesso lo superiamo e gli auguriamo lunga vita e prosperità. Ci sono due fenomeni che avvengono quando ci sono queste competizioni nazionali belle e fanno parte proprio di quel pacchetto di cose belle che tanto mi fanno amare le competizioni per nazionali. La prima è quella, diciamo, dell'esterofilia all'ennesima potenza, e la seconda è quella del rischio bidonismo. La prima riguarda i commenti dei tifosi verso le squadre delle altre nazioni. Non mi riferisco naturalmente solo ai commenti dei tifosi italiani verso le altre squadre, ma anche, e direi quasi soprattutto, dei commenti degli altri tifosi degli altri paesi verso la nostra nazionale. Succede che in questi giorni sono andato a leggermi i commenti diciamo, sotto gli articoli che parlano della vittoria dell'Italia, sull'Equipe, sul Mondo Deportivo, su questi giornali qua, alcuni giornali inglesi. Ho cercato qualcosa anche negli Stati Uniti, ma là, insomma, diciamo che non ci sono quasi articoli nemmeno sulla Copa America, che si gioca, diciamo, su un altro, nel loro continente, e figuriamoci sui campionati europei. Agli americani sembra proprio che il calcio non riesca a entrare nella testa, ma è anche logico, voglio dire. Bene, leggendo i commenti si nota, insomma, che intanto posso dire che, diciamo, il livello medio è più o meno lo stesso dappertutto, cioè il tifo c'è, quello che commenta con cognizione di causa, poi c'è l'imbecille, ma sappiamo, insomma, che è trasversale la cosa. Però in generale, ecco, c'è sempre un apprezzamento nei confronti della squadra, del paese, che non è il proprio. Da noi capita di leggere che, o è capitato, insomma, di leggere che la Francia è fortissima, che la Germania è. Bisogna fare attenzione, che la Spagna di qua, di là, a fronte di magari, come dire, dei commenti relativi alla partita dell'Italia non proprio entusiastici, che ci può stare, per amore del cielo, però insomma, diciamo che queste competizioni servono anche a prendere la singola partita e a tirarsi un po' sul morale, no? Ecco. Leggo di commenti italiani, ad esempio sulla nostra nazionale, che insomma non sono fiduciosi per il futuro, che dicono che la partita con la Turchia è stata un po' così, una partita che non ha un grande valore perché l'avversario non era un granché. Può anche essere, vedremo dopodomani la riprova e nelle prossime gare, ma in ogni caso noto che ad esempio i francesi stanno criticando la Francia per la questione spogliatoio, in Spagna non sono contenti di Luis Enrique, tutti scrivono ad esempio che l'Italia ha giocato molto bene, che l'Italia è una squadra pericolosa, molto organizzata, che ha un bravissimo commissario tecnico, eccetera, eccetera. Quindi questa passione verso lo straniero non è una cosa solo italiana, anche se in un certo senso è abbastanza radicata in noi per ragioni storiche che inutile vi dica io, le conoscete benissimo, però c'è anche negli altri paesi. La seconda cosa che questi tornei fanno è alimentare i sogni dei perfetti sconosciuti, cioè giocatori che magari il grande pubblico non conosceva, che fanno una barra due buone partite e vengono subito così acclamati come possibili colpi di mercato per quel che riguarda le proprie squadre del cuore. E allora si legge, ad esempio, che Yaremchuk ieri sarebbe un ottimo centravanti, e poi questo, poi quell'altro. Ho letto addirittura di qualche gallese, ho letto di un macedone. E insomma, si genera questa fenomenale rincorsa allo scouting da poltrona, che poi è un po' quello che facciamo tutti noi, no, o per meglio dire, fanno tutti quelli che diciamo non hanno
la passione o il tempo anche, anzi più delle volte il tempo purtroppo, per dedicarsi a questa cosa, come magari posso fare io. Io lo faccio sia per mia passione e anche per potervi offrire dei contenuti che siano meno cazzenger possibili, ma che siano insomma concreti e attinenti alla realtà, ecco. Però insomma c'è questa simpatica cosa, che poi non è una cosa solo dei tifosi, perché questa è una cosa alimentata anche da chi commenta le partite e magari quanto noi non conosceva bene i giocatori. E questa è una cosa che accade forse più ai mondiali, ecco, ai campionati del mondo, dove arrivano squadre che proprio nessuno conosce o che si conoscono poco, e lì partono i grandi nomi, magari giovani di squadre sudamericane che non si conoscono, eccetera. Caso eclatante, ad esempio 2014 nel Valencia, che ha giocato anche stanotte con l'Ecuador nella partita contro la Colombia, e nel Valencia messo su tutti i giornali, nuovo fenomeno, eccetera. Poi dopo, nonostante insomma sia stato pagato anche abbastanza dal West Ham, non ha combinato nulla in Europa. Quindi ci sono queste due cose che sono molto belle e fanno parte proprio di questo spettacolo dei tornei delle nazionali, che sono belli proprio perché sono innanzitutto abbastanza distribuiti negli anni e quindi non accadono spesso, e poi sono anche un torneo breve, un torneo che appunto mette insieme tutti questi giocatori, molti dei quali non si sa da dove arrivino. Io ad esempio io ho letto la formazione del Venezuela, che vabbè chiaramente veniva dall'essere falcidiato a causa Covid, e quindi ha dovuto chiamare dei giocatori anche così all'improvviso, diciamo, un po' come Dalò, che è stato chiamato in Portogallo ed era già in vacanza. Ho letto le caratteristiche dei nomi dei giocatori del Venezuela, veramente non ce n'era uno, ma neanche proprio per sbaglio, mai incrociato. Non che io segua in maniera particolarmente costante, ecco, il calcio sudamericano, ma veramente c'era una nidiata di sconosciuti che ha fatto proprio alimentare in me il pensiero che durante queste competizioni ci sono dei giocatori che magari affascinano molto perché trovano un momento di gloria o un torneo o anche semplicemente una partita, e poi dopo tornano ad essere dei giocatori normali, e quelli forti sono grosso modo sempre quelli, no? Abbiamo visto anche oggi, appunto, dicevo di Patrick Schick, che ha segnato due gol bellissimi, un giocatore che i numeri indubbiamente li ha avuti sempre, non è una sorpresa, però manca un po' tutto il resto, cioè manca un po' la costanza, manca la cattiveria, ecco, per avere un giocatore comunque tecnicamente veramente molto molto forte, anche superiore, direi decisamente superiore alla media. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo dopo la partita della Spagna per il post partita di Spagna-Svezia. Vi risparmio la gara della Polonia contro la Slovacchia. A stasera.